amici, buongiorno e buona settimana. Ben ritrovati anche questo lunedì. Come state? Spero bene. Ma sì, non lamentiamoci, dai. Brava! Sapete qual è lo sport nazionale di noi italiani? Il lamento, la corsa al lamento, il salto al lamento, le partite di lamento, i tornei di lamento. C'è tanta gente ben allenata, ma io propongo questa settimana di impegnarci tutti a non diventare campioni di lamento. Vi piace l'idea? Cerchiamo di cogliere invece tutti gli aspetti positivi della vita. Ce ne sono tanti. Chi è single, pensi ai lati positivi della sua situazione. Chi è in coppia, pensi alle cose belle della coppia. Chi è rimasto solo, può cogliere degli aspetti costruttivi anche in questa situazione. E allora vi do subito un esercizio per questa settimana. Se vi viene da lamentarvi, non fatelo. Dite invece una cosa positiva. È un esercizio difficilissimo. Sì, ma pensate che rivoluzione per voi e per gli altri. Sarebbe proprio fantastico. Ho letto una notizia che mi ha fatto sorridere e ho anche imparato una parola nuova. Adesso ve la dico. Allora, volete mangiare bene ma non osate spingervi fino a diventare vegani? No, proprio non ce la farei. Vorreste essere vegetariani, ma ogni tanto il pollo e il prosciuttino vi tentano? Posso rinunciare per un po', ma non proprio tutti i giorni. Il crudismo è troppo estremo? Eh sì, e poi è un po' complicato da organizzare. E i fruttariani? Solo frutta è poco per me, ho sempre fame io. Ebbene, secondo questa notizia non dovete preoccuparvi. Se volete mangiare sano ma non rientrate in nessuna di queste etichette, da oggi avete la vostra etichetta, siete flexitariani. Il flexitarianesimo è un modo di mangiare flessibile. Basta limitare la carne al fine settimana e non mangiarne mai fino alla sera a cena. Per il resto il principio è uno solo: mangiare sano, senza eccessi, un po' di tutto, in modo flessibile ma disciplinato. Questa proprio non la sapevo. Ed ecco i prossimi miei video della settimana. Mercoledì vorrei iniziare a parlare di un argomento che mi sta tanto a cuore, che probabilmente richiederà più di una riflessione. Sentite anche voi che la vita è sempre più complicata? È vero. Vediamo come semplificarla per vivere meglio. E domenica, per il video di salute naturale, voglio descrivervi alcune strategie utili per rinforzare e defaticare la vista. Lo sapevate che la vista è un canale importantissimo per acquisire o disperdere energia. Bisogna usarla nel modo giusto, non perdetevi il mio video. In più, chi vuole curiosare tra le stelle e i pianeti per un non solito oroscopo di aprile, troverà l'oroscopo di tutti i segni tra qualche giorno nel mio nuovo canale dedicato all'astrologia. Trovate il link qui sotto, consultatelo sempre. Bene, adesso è il momento dei mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Condividete e iscrivetevi al canale con il classico click e attivate le notifiche. E noi ci vediamo sempre qui sul canale, naturalmente. Buona settimana a tutti, ciao!